sociali, dove leggeremo la 44esima novella delle Correttane. Certi scolari rubano dei capponi, vengono scoperti dalle guardie del podestà e si difendono dicendo che portano a seppellire un morto. Poi uno di loro viene preso per asino e bastonato. C'era una volta a Bologna un rettore della nazione spagnola di nome Catullo, resosi inviso agli studenti perché molto avaro. Infatti, mentre a casa degli altri era splendido e di manica larga, in casa sua una sola volta organizzò un macchetto con gli studenti, trovando sempre la scusa d'essere pieno di impegni gravosi. Così che in occasione di un carnevale alcuni decisero di prendersi beffa di lui, rubandogli una capponaia che aveva in casa piena di grassi capponi. Abitava presso San Giorgio in Poggiale, dove ora la casa del generoso cavaliere Egano Lambertini. Una notte dunque, entrati in casa sua con l'aiuto di un servo malandrino e burlone, presero la capponaia con 25 capponi, se la misero in spalla come fosse una bara e la coprirono con un drappo nero per non farsi scoprire. Poi mandarono avanti un compagno con la lanterna e la croce vestito da prete. Quando giunsero al trebbo della selciata di San Francesco, passata di poco la casa dell'illustre causidico bolognese Francesco Visilieri, furono fermati dalla guardia a cavallo del podestà, che faceva la ronda coi suoi sbirri, e interrogati sul carico. «È il povero scolaro Peruzzo da Todi che portiamo a seppellire in San Francesco», disse uno di loro. Così li lasciarono passare. Allontanatisi per la selciata un buon tiro di pietra, uno dei capponi, che era un po' gallo, cantò fortemente. La guardia, che era perugina, si insospettì e disse agli sbirri: «Andiamo dietro a costoro, secondo me sono ladri di polli». Gli scolari sentirono il rumore delle armi e cominciarono a scappare coi capponi. Corsero tanto che giunsero alla casa del nobile Niccolò Zambeccari, di cui avevano lasciato aperta la porta di dietro. Era infatti con loro suo figlio Rizzardo, fresca matricola. Chiusero subito la porta, lasciando però fuori un compagno, Paolo da Lugo. Giunti la guardia con gli sbirri, Paolo se la diede di nuovo a gambe a quelli dietro. Avendoli sempre alle costole, prese un ciottolo da un mucchio che era in mezzo alla strada e lo lanciò contro gli inseguitori, colpendo in pieno uno sbirro e gettandolo a terra. Poi continuò a fuggire e arrivò in via Santa Margherita, dove abitava certo artigiano Maffeo di Berto, molinaro di fave. Sentendolo lavorare, bussò, pregando di aprire per l'amor di Dio. Mastro Maffeo aprì e Paolo lo pregò di nasconderlo perché aveva alle calcagne la guardia del podestà. Proprio in quel mentre la guardia arrivò tutta accaldata e batte forte all'uscio. «Apri, apri subito!» Paolo ebbe una gran paura vedendosi già in prigione. «Nascondetemi per carità, che quello mi ammazza!» Mastro Maffeo non sapeva dove nasconderlo, essendo la stanza piccola e tutto occupato dal frantoio. Chiese: «Chi è che bussa?» E voltosi allo scolaro: «Nascondetevi sotto l'asino che sta macinando e non abbiate paura!» Poi andò ad aprire la porta. La guardia entrò e disse: «Dov'è la persona che è entrata qua dentro poco fa?» E il molinaro: «Non so di cosa state parlando, ho cominciato adesso a lavorare. Sono certo che non è uscito da questa strada e ho sentito aprire una porta che mi sembrava la tua», ribatté la guardia. «L'avrete anche sentito, ma la mia porta l'ho aperta solo adesso a voi». Così dicendo toccò l'asino con la bacchetta. «Arrì!» E credendo di dare all'asino colpì sul collo Messer Paolo, il quale se ne stesse quieto, pieno di paura. E siccome l'asino invece non aveva sentito niente e procedeva lento, il molinaro lo sollecitò con un'altra buona bacchettata. Ma anche stavolta, nell'eccitazione, colpì lo scolaro sulla spalla. Questi, che ne aspettava un'altra, vedendo che l'asino non aveva obbedito, lo pungolò sotto la pancia con uno spillo di camicia. Alla fine la guardia se ne andò. Lo scolaro venne fuori e disse: «Ho avuto una bella paura, vedendomi ormai nelle fauci del nemico. E anche un bel affanno, perché mentre credevate di dare all'asino, davate a me e mi sono venute le lacrime agli occhi per il dolore. E scusatemi, ma non l'ho fatta apposta. Qui dentro non ci si vede bene con questa triste lucerna, ed ero tutto intento a rispondere agli sbirri che facevano paura anche a me. Scusatemi voi del disturbo, padre mio, che è tutta colpa mia. Vi sono immensamente obbligato e forse un giorno ve lo dimostrerò».
Poi se ne tornò a casa, che era già quasi giorno. Trovò i compagni che avevano già cucinato dei capponi e racconto prima si dispiacquero. Poi a sentir le botte che aveva preso sotto l'asino risero tanto che ancora non hanno smesso. Il giorno dopo, giovedì grasso, decisero di andare a pranzo al rettore con i suoi capponi. Lo invitarono dunque e postisi a tavola cominciarono a sbaffare. E quando Paolo prendeva dal desco qualche buon pezzo di cappone e se lo metteva in bocca esclamava: «Lodato sia il Signore che queste non sono come le fave del molinaro». Alla terza uscita del genere il rettore cominciò a sospettare e disse: «Messer Paolo, cosa intendete per fave del molinaro?» «Non cercate di saperlo per ora, magnifico rettore, se non volete che il pranzo vi vada di traverso». «Come? Io voglio sapere subito». «Se è proprio così, magnifico rettore, obbedisco, tanto più che i miei compagni si divertiranno da matti e avranno un buon ricordo di voi». E cominciò a raccontare dal principio. Gli scolari risero dicendo al rettore di sopportare lo scherzo in pace, tanto più che era stato fatto per correggerlo e non per vizio di Madonna Gola, sebbene l'avessero ben unta in quel pranzo, e che non portasse loro rancore, perché in fin dei conti lo rispettavano come loro superiore. Egli sconcertato disse: «Certo, mi avete fatto un gran torto, perché se me l'aveste domandato vi avrei dato questo e altro». Gli scolari risposero che non l'avevano fatto per cattiveria, ma per mostrare che gli scolari bolognesi conoscono i donatori splendidi e gli uomini generosi, che lui, come loro superiore, non conduceva vita magnifica come richiesto dalla sua dignità e dall'eccellenza dello studio bolognese, e che i suoi predecessori avevano fatto ingenti spese in feste, trionfi, giostre e bagordi, a gloria loro e della città. E gli consigliarono di supplire a tali mancanze, dicendo che era meglio godersi i capponi che i frutti del molinaro, come era accaduto a Messer Paolo. Alla fine il rettore si vergognò e stette al gioco, e da allora in poi divenne più che generoso, prodigo, al punto da impegnare i vestiti pur di onorare il prossimo. E finché visse a Bologna si mostrò sempre nemico dell'avarizia. La brigata ragionò piacevolmente sulla novella e fu lodata la lezione data agli studenti al loro rettore.